Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella Sala San Francesco. In questo luogo Padre Pio ha accolto tante persone, in modo particolare quando lui usciva dall'ascensore, che dalla sacrestia, per ritornare nella sua cella, attraversava questa sala. In questi giorni possiamo dire che il soldato Francesco Forgione prende carta e penna e scrive al suo guardiano. Padre Pio era di fraternità qui a San Giovanni Rotondo e racconta quello che stava accadendo. Il soldato Forgione, perché Padre Pio in quei giorni, in quelle settimane, in questo mese, nel 1917, si trovava a Napoli, assegnato alla 10ª compagnia di sanità, aggregato al 4° plotone di stanza nella caserma di Sales. Fu il periodo di quella emblematica foto che ci ricorda la sua esperienza da soldato, quando depose il suo abito di frate minore cappuccino per indossare questa divisa militare. E fu un periodo abbastanza significativo, perché Padre Pio venne incaricato di fare il tappabuchi, il piantone, il facchino, lo spazzino, l'addetto alle latrine in questa caserma, e dopo diversi giorni, proprio in questi giorni, nell'ottobre del 1917, prende carta e penna e scrive: «Sono ricoverato in ospedale. Da 3 giorni ricoverato nell'ospedale della Trinità per essere curato. Il mio male era giunto a tal punto che non potevo andare oltre, e per questo si decisero finalmente di mandarmi in cura. Auguriamoci che Gesù voglia abbreviarmi l'ora della prova, con restituirmi all'affetto di coloro che ardentemente amo nel Signore e dei quali ne sono fortemente e santamente ricambiato. La febbre, caro padre, mi tormenta». Era quello che scriveva al suo guardiano, padre Paolino.